cordiale fraterno saluto a tutte voi, care sorelle in Cristo. Il dono più prezioso che possiamo offrire reciprocamente una all'altra è la preghiera. Ed ecco la mia richiesta specifica, la preghiera. Il dono di accompagnarmi con la preghiera e offerta quotidiana di ogni giorno per una nuova missione a Guatemala, nella diocesi di Santa Rosa de Lima, nella città di Barberena. Questa è una missione fortemente voluta dal Vescovo Monsignor José Cayetano, dietro richiesta del popolo per l'assistenza agli infermi e agli anziani. Preghiamo perché questa nuova missione possa essere arricchita di nuove vocazioni guatemalteche. Così il Vescovo dice che è una terra benedetta di missioni e noi andiamo con questa speranza, essere Chiesa e allo stesso tempo fare con che il carisma camiliano possa estendersi e il Regno di Dio crescere nel mondo. Da Grota partiremo con Sor Laura Cortese, vicaria generale, e con Sor Corina Mogollón, che è del Perù, che sarà tra le prime fondatrici, assieme a Sor Elma Loewenstein, brasiliana, e Sor Giselle Vicente, filippine. Sarà la Trinità. Ecco, e allora, in un senso anche di internazionalità, di comunione internazionale. Allo stesso giorno loro partiranno dal Brasile. Mettiamo questa nuova fondazione sotto la protezione di Maria, nostra madre, nostra protettrice, e anche nel cuore dei nostri amati e santi fondatori. L'inaugurazione avverrà propriamente il giorno 2 febbraio prossimo, giorno in cui la Chiesa celebra la presentazione del Signore al Tempio. Maria e Giuseppe, obbedienti alla legge, compiono quanto prescriveva. E anche noi in questo giorno celebriamo la vita consacrata. La nostra vita è un dono che deve essere offerta ogni giorno. Che il Signore ci aiuti e ravvive sempre di più in noi la fiamma del primo amore e per mantenere la nostra consacrazione in vita è necessario coltivarla con tanto amore, con tanta preghiera e la pratica delle virtù per poter perseverare fedelmente. E in questo giorno 2 febbraio sempre, tanto importante per noi figli di San Camillo, celebriamo la conversione di San Camillo, che a suo esempio e per sua intercessione anche noi possiamo ogni giorno convertirci sempre di più al Signore. E ancora celebriamo noi figli di San Camillo la data della fondazione del nostro caro istituto. Allora abbiamo tanti motivi per pregare, per gioire, per lodare il Signore e allo stesso tempo supplicare il dono della santa perseveranza a noi e anche alle tante giovani che bussano alle nostre porte, perché possono anche loro, ecco, accogliere il dono della vocazione e il dono del carisma per il bene di tanti malati, tante persone che hanno bisogno della presenza e dell'unzione di Gesù tramite la presenza di una figlia di San Camillo. Grazie sorelle, buona festa a tutte e arrivederci.